questa è la Hyundai Kona. Anzi, queste sono le tre anime della Hyundai Kona. Questa è elettrica, questa è diesel e questa è ibrida. La Kona che sto guidando è il 1006, 4 ruote motrici style da 135 cavalli, che rispetto al modello da 115 mostra subito una maggiore potenza a partire dalla coppia, 320 Nm contro i 280 del modello da 115 cavalli. Fa anche la differenza il cambio a 7 rapporti automatico. Trattandosi di una doppia frizione, nel momento in cui si alza il ritmo, si nota subito la velocità e la prontezza del cambio. Se poi si vuole utilizzarlo in modalità meccanica, bisogna smanettare con la leva del cambio. La Kona, pur appartenendo al segmento dei subcompatti, mostra una certa agilità. Questo grazie ai cerchi 18 pollici e anche alla gommatura 235 che monta. Lo sterzo è molto preciso e in qualche modo ti avvisa sul livello di aderenza nell'inserimento in curva. Importante il comfort, diverse modalità di guida, quindi Eco, Comfort e Sport. Nella modalità Comfort il livello di insonorizzazione e di assorbimento delle asperità del terreno è molto buono. Il comfort all'interno su questa versione che sto guidando è assicurato recuperando accessori da vetture di categorie superiori. Vedi i sedili riscaldabili, vedi la ricarica wireless dello smartphone, vedi le DAB display. Il comfort dietro per i passeggeri è assicurato e il bagagliaio ha una capacità di 361 litri. Si posiziona più o meno a metà strada tra la capacità del bagagliaio dell'i20 e dell'i30. Per chi cerca un subcompatto nelle dimensioni versatili, Kona in versione diesel è perfetto. Il motore è adatto per le lunghe percorrenze, con dei consumi molto efficienti. Io mi sono attestato sui 5,5-5,9 litri ogni 100 km, facendo una media tra strade urbane e interurbane. Il cambio automatico, un toccasana ovviamente per lo stress, sia in strade urbane che extraurbane. Inoltre la trazione 4x4 rende ancora più sicura la vettura nelle situazioni di scarsa aderenza. Esenzione dal bollo, accesso nelle zone ZTL e viaggiare in elettrico senza preoccuparsi della ricarica della batteria. Questa è la seconda versione della Kona che provo, la Kona Hybrid 1006 da 141 cavalli. Le dimensioni rispetto al modello precedente provato, la versione diesel, non cambiano. La vettura si presenta con un passo di 260 cm e una massa complessiva di 1880 kg. Quello che cambia è sotto il cofano. La Kona Hybrid si presenta con un motore a 4 cilindri 1006 a iniezione diretta che può erogare fino a 105 cavalli. In accoppiata abbiamo un motore elettrico in grado di erogare 43,5 cavalli. Il powertrain elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,56 kWh con performance di ricarica che si possono monitorare attraverso lo schermo sulla plancia. La combinazione tra la propulsione a combustione interna e il motore elettrico porta la vettura ad erogare ben 141 cavalli fino a 265 Nm di coppia massima, che sono ben adeguati alla vettura visto la massa complessiva da portare. Il segreto sta anche nel cambio tradizionale doppia frizione con innesti rapidi e veloci. Si può viaggiare in elettrico fino a 70 km/h, ma non bisogna avere naturalmente il piede troppo pesante, soprattutto nella guida cittadina e nelle ripartenze ai semafori, altrimenti la parte del motore a benzina si innesta subito. Si può passare dalla modalità Eco alla modalità Sport spostando la leva del cambio e si può sfruttare tutta la grinta della vettura. Velocità massima raggiungibile di 160 km/h, da 0 a 100 km in 11,6 secondi. Naturalmente parliamo di una vettura ibrida e quindi quello che interessa è ma quanto consuma questa vettura rispetto ad esempio al diesel provato in precedenza. Abbiamo fatto registrare in area urbana un consumo, un valore reale di circa 20 km al litro, mentre invece in area extraurbana su strade veloci, quindi autostrade, siamo arrivati fino a far registrare 16 km con un litro. Tenendo conto che il serbatoio ha una capacità di 38 litri, arriviamo più o meno a una autonomia garantita di 600 km.
Per la prova di questa terza anima della Hyundai Kona, oggi sono in compagnia di Gabriele Costantino, Fleet Manager di Hyundai Italia. Buongiorno Gabriele. Buongiorno Luca. In realtà io sono ospite tuo perché la vettura è tua, quindi devo anche stare attento a come sto guidando. Oggi sto guidando la versione elettrica con batteria da 64 kW in allestimento Excellence. Io nei precedenti settimane ho provato la versione diesel e la versione ibrida. Devo dire la verità, mi sono piaciute entrambe. La diesel avevo la versione a trazione integrale, quindi mi ha dato una certa sicurezza su diversi tracciati. Inoltre è molto efficiente da un punto di vista ovviamente dei consumi. Mi sono attestato sui 5,5-5,9 litri ogni 100 km, è una macchina fatta per macinare tantissimi chilometri. La versione ibrida anch'essa molto efficiente, è molto bello l'apparato multimediale è innovativo e non ho nemmeno avuto paura di rimanere a piedi perché appunto con l'autorigenerazione della batteria ero tranquillo e potevo macinare tutti i miei chilometri. Che cosa mi dici di questa versione elettrica? Beh, innanzitutto Luca ti vorrei tranquillizzare che anche con questa non rimarrai a piedi, visto che stai guidando una 64 kW, la versione 64 kW che ha un'autonomia di 484 km nel ciclo misto, quindi puoi arrivare con la rigenerazione, col giusto stile di guida, a superare i 600 km nel circuito cittadino, quindi sicuramente non avrai questo tipo di problema. Ma un'altra cosa, le vetture elettriche so che rispetto alle endotermiche, quindi alle tradizionali, hanno dei costi di accesso diversi, sono un pochino più alti. Ho notato anche tra l'altro ultimamente i valori residui delle auto elettriche stanno migliorando. Come posso io accedere a questa vettura elettrica? Guarda, Hyundai ha proprio pensato a questo, all'accessibilità di questo nuovo prodotto, di questa nuova tecnologia. E non solo tramite le varie formule finanziarie classiche, anche il noleggio a lungo termine, ma abbiamo rideato la Hyundai My Mobility, che non è altro che un leasing che ti permette di avere questa vettura a partire da 199 euro al mese. Questo grazie anche al fatto che la Kona elettrica dispone di due potenze, quindi c'è una motorizzazione 39 kW e una di 64 kW, che è quella che stiamo guidando adesso. La 39 kW ha un'autonomia di circa 320 km, sempre in ciclo misto, e come dicevamo prima invece la 64 kW di 484. Considera che questo risultato, una rata così diciamo abbordabile da tutti, si è avuta anche grazie a quello che hai detto tu, quindi al discorso del valore residuo. Infatti Kona elettrica vanta uno dei valori residui più alti nella categoria delle vetture elettriche, rappresentando il 50% di valore residuo dopo 3 anni e 15.000 km annui. Perfetto, guarda, io ho deciso di testare l'autonomia che tu mi hai appena detto, quindi adesso ti accompagno in sede e poi continuo a macinare un po' di chilometri. Volentieri. Grazie Gabriele. Grazie a te Luca.